Salve di nuovo, quarto ed ultimo episodio nel quale vi ripropongo una pista audio, una registrazione fatta analogicamente, quindi la qualità non è molto eccelsa. Registrazione realizzata nell'Istituto Samantha Badra, che stava sito nella circonvallazione Gianni Colenzi al numero 100 a Roma, e in un condominio dentro un appartamento. E a dare queste classi, tutte queste di questo ciclo, è stato il venerabile lama Geshe Sonam Chanchub, carissima persona, molto cordiale. Purtroppo la sua esistenza è arrivata a termine nel 2009. Io ho frequentato l'istituto fino al 1999. Sono andato soprattutto fino al 1994 con certa assiduità, poi ho dovuto lasciare perché sono ritornato agli studi. Io infatti sono perito ragioniere. Avrei voluto studiare orientalistica, tutto, ma poi la vita decide per te. Vabbè, niente, vado fuori pista. Allora, questo si tratta di 16 addestramenti. No, perdono, i 16 aspetti delle quattro nobili verità. E questo è il titolo dell'ultima lezione registrata che ho potuto conservare registrato, della serie di insegnamenti che dava Geshe Sonam Chanchub. E spero vi possa piacere. Adesso tolgo subito il disturbo, ma vi dico che metterò delle foto perché voi non dobbiate guardare in bianco, perché è solo una pista audio, non è di molta qualità perché è stata registrata con un Walkman e poi io non stavo molto vicino al maestro, però vabbè, fa niente, spero vi possa piacere. Naturalmente ci saranno delle mie foto, per rendere meno noioso l'ascoltare senza guardare nulla, o forse no, forse sarà più noioso, perché dovrete guardare me mentre ascolterete il maestro. Non so, fate un po' voi, però io, ecco, faccio del mio meglio per compartire queste cose con voi. Se vi piace, votate mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Io sono disoccupato. Per favore, se potete fare clic nei banner pubblicitari, così mi danno qualche centesimo, perché io ho visto gli introiti lordi pubblicitari $80, poi vai a vedere accanto netti 2 o 3 dollari. Ma allora quando arrivo ai $100? Campa cavallo che l'erba cresce. Arrivano loro prima a fare 1 miliardo di euro e a me mi dai quando mi danno $100. Vabbè, però funziona così, quindi mi raccomando, fate clic nei banner pubblicitari. Fatemi guadagnare $100. Almeno, cioè, sono è dal 2010 che c'ho per terza volta internet e non mi è entrato mai nulla. Almeno $100 in tutti questi anni. Vabbè, ciao, mi farebbe piacere però che mi aiutaste. Ciao, fate clic, fate clic. Clic! E buon divertimento! Ciao! Noi tutti non desideriamo soffrire e allo stesso modo anche tutte le nostre madri, anziane madri, esseri senzienti vogliono evitare la sofferenza ed è per questo che noi dobbiamo cercare di separarli da tutte le loro sofferenze per poterlo fare. Noi tutti non desideriamo soffrire e allo stesso modo anche tutte le nostre madri, anziane madri, esseri senzienti vogliono evitare la sofferenza ed è per questo che noi dobbiamo cercare di separarli da tutte le loro sofferenze. Per poterlo fare dobbiamo fare in modo che possano eliminare l'origine della sofferenza e questo è il modo in cui causa e effetto operano. Grazie.
Per poter liberare gli esseri, tutti gli esseri viventi dalla sofferenza, quindi che rappresenta la verità della sofferenza, eliminando la causa che rappresenta la verità dell'origine, dobbiamo noi, prima di tutto, ottenere l'illuminazione perfetta, lo stato di un Buddha, e perciò dobbiamo ottenere la cessazione che rappresenta la verità della cessazione, che è quell'aspetto di abbandono e che consiste nella piena liberazione da tutte le negatività, e questo dobbiamo farlo tramite il sentiero, la verità del sentiero, che è l'antidoto ai klesha, principalmente al klesha dell'ignoranza. Nella lezione precedente avevamo detto che le quattro nobili verità erano molto importanti, e su richiesta di spiegarle più dettagliatamente abbiamo promesso di parlare stasera degli aspetti di ognuna delle quattro nobili verità. La prima delle quattro qualità della prima nobile verità, che è la nobile verità della sofferenza, è l'impermanenza. In cosa consiste l'impermanenza? Ciò che è un fenomeno che nasce e si produce momento per momento, e allo stesso modo si distrugge momento per momento, è l'impermanenza. Il secondo aspetto della verità della sofferenza è la sofferenza propria. E dice la definizione che finché noi rimaniamo nel samsara saremo tormentati continuamente, senza interruzione, dai tre tipi di sofferenza, ed in questo che consiste l'aspetto di sofferenza della nobile verità della sofferenza. Quali sono queste tre sofferenze? È la sofferenza della sofferenza, la sofferenza del cambiamento e la sofferenza che tutto pervade. Finché non ci siamo liberati dal samsara, non è possibile per noi evitare questi tipi di sofferenza, e saremo sempre e continuamente soggetti a questi tipi di sofferenza. Poi il terzo aspetto di questa verità della sofferenza è la vacuità, e in questo caso si intende in particolar modo un certo
una certa maniera di vedere questa qualità in riferimento ai nostri cinque aggregati, e bisogna pensare che tra questi aggregati non c'è nessuno che sia permanente, che sia una unicità e che sia indipendente. Cioè, non c'è nessuno di questi aggregati che rappresenta un io permanente, unico e indipendente, e quindi è vuoto, sono, questi aggregati sono vuoti di questi modi di esistere, e questo è il vuoto al quale questa qualità si riferisce. E allora, precedentemente mi sono scordata di tradurre un pezzo della frase che diceva che questa assenza, questo vuoto della vacuità è simile a quando una casa è vuota da persone, cioè come una casa è vuota di persone, così questi cinque aggregati sono vuoti dall'essere permanenti, unici e indipendenti. L'altro, il quarto aspetto della nobile verità della sofferenza è la mancanza di sé, la mancanza di io, e la spiegazione di questo concetto in questo contesto è che riguardo tutti gli esseri del samsara, in qualsiasi reame dell'esistenza, se si prendono i loro aggregati, per esempio i cinque aggregati, allora nessuno di questi aggregati possiede la qualità di permanenza, unicità e indipendenza. Cioè, qua c'è la distinzione nella spiegazione precedente, sono vuoti di questa qualità. In questa spiegazione della mancanza di un sé, non sono questa qualità, cioè nessuno di questi aggregati è questa qualità. Prima era non posseggono, sono vuoti dal possedere, questa volta nessuno è questa qualità, e in questo senso si parla di mancanza di sé, cioè nessuno di questi aggregati è la qualità di permanenza, unicità e indipendenza, come una casa che non è una persona. Prima era come una casa che è vuota di persone, questa volta è come una casa che non è una persona, così gli aggregati, nessuno di questi aggregati è un sé permanente, unico, indipendente. Questa è la mancanza di sé, è la quarta qualità della verità di sofferenza. Allora, se si riflette, partendo da questi esempi che riguardano la casa e le persone, sarà ottima cosa. Adesso passiamo alla seconda nobile verità, che è quella dell'origine della sofferenza, e dalle quattro qualità, dei quattro aspetti o qualità di questa nobile verità, il primo è quello della causa, e la spiegazione è la seguente. Questo aspetto si riferisce al fatto che il karma e i klesha, i difetti mentali emotivi, generano le sofferenze del samsara come alla maniera di un seme, cioè sono la causa delle sofferenze alla maniera in cui il seme è la causa della pianta. Oh, yeah.
YouTube quand tu mets ça. Quand tu m'as des vieux mal de génial, il n'en est pas. Il second aspect caractéristique de questa non viene verità è quello dell'origine. E la spiegazione è la seguente, che che l'origine, questa origine è causa le sofferenze dei tre mondi e dei cinque reami, è l'origine delle sofferenze dei tre mondi e dei cinque reami. Allo stesso modo in cui si può parlare del campo che dà origine al raccolto, è un esempio, che dà origine al raccolto che cresce dal campo. E allora diceva che se là i tre mondi sono il mondo del desiderio, il mondo della forma, il mondo senza forma, e i cinque reami sono i reami di esistenza degli esseri, i tre reami inferiori di inferno, preta, animali, e i due reami superiori, uomini e Deva, quello dei Deva sono inclusi e dei semidei. Perciò questo è l'aspetto dell'origine. Che il terzo aspetto è chiamato sorgere, e si potrebbe anche tradurre come sorgere intenso, la spiegazione è che il karma e i klesha, i difetti mentali emotivi, è molto gravi, molto forti, generano immediatamente, istantaneamente sofferenze, e che questo legame tra questo karma e klesha forte e intenso e le sofferenze intense è chiamato sorgere o sorgere intenso. Il quarto aspetto o caratteristica è quello delle condizioni. Karma e klesha, nei luoghi dei tre mondi fanno manifestare le sofferenze, rendono manifesti tutti gli aggregati della sofferenza alla maniera in cui acqua e fertilizzante fanno da ausilio per rendere manifesto il frutto, o per esempio il riso, la pianta e così via. E questo aspetto che è chiamato condizione. La domanda: dove ci troviamo noi nell'ambito dei tre mondi? Okay.
Qual è il motivo per cui non siamo nati come Deva? È vero. Ma non è vero. Per poter... Per poter nascere come Deva bisogna realizzare bene Shamatha, la meditazione concentrativa, e quella mondana, non quella sovramondana, per poter avere questi tipi di rinascita. Qual è la causa che dà come conseguenza nascita in quanto preta, spirito sofferente famelico? Sì, la base è questa dell'ignoranza, e poi si aggiungono infatti attaccamento e avarizia. E per nascere come animale, cosa lo causa? Sì, dice che ce l'ha, proviene dal non mantenere una buona moralità a causa del ignorare sia la legge di karma effetto, sia la natura della talità, cioè il modo di esistere dei fenomeni della vacuità. Ignorando sia la legge di causa ed effetto che la legge della talità, non si mantiene una corretta moralità, e la conseguenza è nascita animale. Dice che sarà poter avere paura di una futura rinascita di questo tipo è buono, è una cosa ottima. Avere questo tipo di paura è una grande qualità. Conoscere la causa del samsara e conoscere la legge di causa di effetto che ci fa muovere nel samsara veramente diventa un'ottima causa per l'ottenimento dello stato di un Buddha. Per poter bloccare, eliminare, far cessare le sofferenze, bisogna conoscere la mancanza di esistenza inerente dei fenomeni che fa realizzare la cessazione, e perciò adesso in seguito noi spiegheremo gli aspetti della verità della cessazione. La causa dell'ottenimento della cessazione è la verità del sentiero, che è la saggezza, che fa realizzare la saggezza e della mancanza di un vero sé inerente di tutti i fenomeni. No,
La prima caratteristica, il primo aspetto della verità della cessazione è la cessazione stessa, e la spiegazione è l'abbandono di, dei klesha e di tutte le azioni negative, in modo che non sopravvengano più, e la cessazione. Secondo aspetto è la pacificazione, e la definizione è il fatto che non insorge più nessun tipo di sofferenza, e questo significa pacificazione. Mi domanda qual è il motivo per cui, avendo ottenuto la cessazione, non sopravviene più nessun tipo di dolore. Marifa, io chiamare? Lei so chiamare? Molto bene. È vero, perché è stata abbandonata l'ignoranza. Se noi riuscissimo a abbandonare l'ignoranza, si verificherebbe il fatto che non ci sarebbero più sofferenze di nessun tipo. Invece, se noi lasciamo sempre stare le cose come sono, dicendo è difficile, è difficile, allora non potremo mai abbandonarlo. Veramente il poter fare degli studi a proposito della vacuità diventa molto importante. E il fatto di una buona generazione della vacuità nel proprio continuum mentale dipende comunque come radice dal mantenimento di una buona moralità. Il terzo aspetto di questa verità è l'eccellenza, e la definizione è il fatto che nel futuro non si nascerà più in nessuno dei tre mondi, non si dovrà più sperimentare nessuna delle sofferenze di questi tre mondi, e l'eccellenza. Il quarto aspetto è la libertà, essendosi liberati dal samsara, essendo arrivati al parinirvana, cioè alla felicità che è il luogo al di là di tutte le sofferenze, si sarà ottenuta la libertà. Perché se noi vi stiamo dando queste definizioni, pensate un po' da un dizionario, e dice che c'è là che anche i dizionari tibetani hanno questo livello di precisione. Sono molto ricchi i tibetani, cioè persino i dizionari hanno queste qualità. E dice che c'era proprio per questo fatto delle qualità rappresentate
da questa cultura, che sono risultati di studio millenario, che oggi si verifica un fatto che molti paesi danno un enorme aiuto ai monasteri, cioè i praticanti buddisti in Taiwan e nel Giappone, i cinesi vecchia generazione che sono fuggiti dalla Cina e adesso vivono in America. E danno veramente una grossa mano ai monasteri proprio perché, per riconoscenza per questa ricchezza che è costituita dall'antica cultura tibetana. Siccome questa cultura è così positiva, loro provano questo grande desiderio di aiutare. Noi non sappiamo se anche loro conoscono effettivamente bene questa cultura. Un pochino sicuramente per poterla apprezzare la conoscono. Però in genere, comunque sia, hanno una grande fede nella cultura del Buddha. Sappiamo. 아들이 일단 고개 Allora, per poter ottenere questa nobile verità della cessazione, bisogna fare in modo di la cessazione significa l'eliminazione completa delle sofferenze in modo equanime, e l'ottenimento della equanimità. Se noi esaminiamo le quattro nobili verità dal punto di vista del samsara, allora ci sarà una causa e un risultato. E se esaminiamo le nobili verità dal punto di vista della liberazione, anche in questo caso ci sarà una causa che è la verità del sentiero e un risultato che è la verità della cessazione. Il primo aspetto della nobile verità del sentiero è il sentiero stesso, è la prima caratteristica, e la definizione è il sentiero che porta dallo stato di un essere ordinario allo status di un essere aria, di un essere superiore, e questo è il sentiero, cioè la strada che ci eleva da uno status, da uno stato di essere ordinario a quello di un essere aria. E il sentiero. Quando abbiamo finito questo. Magari così potete seguire bene, prendere appunti bene e poi una volta finiti si possono fare le domande. Ma lì qua
Il secondo aspetto, che è la correttezza, oppure possiamo tradurlo il ragionamento corretto, è quel antidoto, quel rimedio che che permette di abbandonare il klesha dell'ignoranza e questo ragionamento corretto, la correttezza. Si riferisce, dice che ce l'ha, alla saggezza che comprende la mancanza del sé. Il terzo aspetto è il conseguimento. E, la definizione dice partendo da una mente scorretta come il concetto di vera esistenza e congiungersi con la visione pura della mancanza di vera esistenza del sé significa conseguimento. E dice che c'era un'espressione che si usa anche per i grandi meditatori che meditano magari nelle grotte e che sono coloro che ottengono dei conseguimenti realizzatori. Quarto aspetto è la liberazione e la definizione è è una forte mente che ci fa ottenere la liberazione certa e la definizione è separarsi dal essendoci separati dal samsara ciò che ci porta al luogo o allo stato della parinirvana, dell'essere andati al di là della sofferenza e la liberazione. E questi 16 aspetti appartengono veramente tutti al sentiero. E dove porta questo sentiero? Dove si va tramite questo sentiero? Si va nella terra, nello stato della liberazione, nello stato al di là delle sofferenze. E il parinirvana o l'andare al di là delle sofferenze e nel continuo mentale di un Buddha, questo stato è chiamato
Parinirvana puro. Secondo la scuola Madhyamika Prasangika della Via di Mezzo, anche il Parinirvana nel continuo mentale di un ascoltatore, quindi del piccolo veicolo, e di un pratieka, di un realizzatore indipendente del piccolo veicolo, sono pur sempre puri. Per ciò che riguarda questi 16 aspetti, non dobbiamo pensarli come qualcosa che si trova in un paese molto remoto, mentre noi stiamo qua e noi lo stiamo guardando come qualcosa di separato e lontano da noi, bensì dobbiamo pensarlo come la nostra pratica, come ciò che noi dobbiamo studiare e praticare per raggiungere lo stato di un Buddha, per poter aiutare gli esseri viventi. Che sarà questa spiegazione? E lui ha pensato che era di lunghezza giusta per noi, né troppo sintetica né troppo dettagliata, e perciò ce l'ha spiegato partendo da questo testo. Altrimenti ci sono tanti libri che spiegano questi 16 aspetti, che però poi spiegandoli troppo in dettaglio è come se non l'avessimo spiegato, perché non si comprenderebbe. Sono ambedue degli esseri altamente realizzati, e l'Arhat, ambedue hanno realizzato la vacuità, l'Arhat ha ottenuto la liberazione, quindi ha ottenuto il sentiero del non più apprendimento, mentre l'essere aria non ha ancora ottenuto il sentiero del non più apprendimento, quindi la liberazione completa, però è arrivato alla vacuità. Fine della prima parte. Vedi?
Sì, in genere sono ambedue degli esseri altamente realizzati e l'Arhat e ambedue hanno realizzato la quinta, l'Arhat ha ottenuto la liberazione, quindi ha ottenuto il sentiero del non più apprendimento, mentre l'essere aria non ha ancora ottenuto il sentiero del non più apprendimento, quindi la liberazione completa, però ha realizzato la vacuità. Allora, noi continuiamo con il testo Lamrim. E dopo che sono stati spiegati, accennati in questo testo i 16 aspetti delle quattro nobili verità, è stato detto che appartengono all'addestramento superiore della saggezza, e dice la Mason Kappa, se noi spiegassimo in questo momento solamente il sentiero graduale in funzione del praticante di tipo medio, allora sarebbe il caso di finire di spiegare in questo luogo in modo esteso, per esteso, i tre tipi di addestramento. Però, visto che noi non ci occupiamo solamente del praticante di tipo medio, però poi continueremo con la spiegazione riguardo al praticante di tipo superiore, allora lasciamo i capitoli che riguardano l'addestramento superiore alla concentrazione e alla saggezza, quindi la spiegazione riguardo la visione profonda e così via, che saranno spiegati in modo dettagliato quando parleremo del praticante di tipo superiore. In questo capitolo noi ci occuperemo dell'addestramento superiore della moralità, e lo spiegheremo brevemente. Prima di tutto, diciamo che è importante riflettere ripetutamente di nuovo e di nuovo sui benefici che derivano dalla moralità. Finché facendo così, noi sentiremo dal più profondo del nostro cuore un grande entusiasmo che aumenta per questa pratica. Di nuovo, di nuovo. C'è una citazione da un sutra, che è quello, il sutra del parinirvana, dell'andare al di là della sofferenza, che dice che ce l'ha e si riferisce alla liberazione. Sì.
principi di questo sutra, la moralità è la scala verso tutti i dharma positivi, tutti i dharma virtuosi. E questo si riferisce a tutti gli esseri viventi, e non è che possiamo dire che per alcuni esseri la moralità non serve da scala e per altri sì, non è così, si riferisce a tutti. In più la moralità è la radice delle positività, dice il testo, è come il, la radice, è come la terra che è la base di appoggio di tutti gli alberi. Allo stesso modo la moralità è la radice, la base di appoggio di tutte le positività. È come il capo di un gruppo di commercianti e va sempre in testa a questo gruppo, e allo stesso modo la moralità procede sempre in testa a tutti i dharma positivi. C'è un altro esempio da questo, sutra, che si riferisce a Indra, che è un Deva, e che per il suo karma, per i suoi meriti, possiede in modo spontaneo tanti stendardi di vittoria. E come Indra, che può innalzare tutti questi queste bandiere, questi stendardi di vittoria, così pure la moralità è simile a tutte le bandiere dei karma, dei dharma positivi. La moralità taglia in modo stabile il sentiero di tutte le negatività e di tutte le rinascite nei reami inferiori di sofferenza. E la moralità è come quell'albero medicinale che permette di guarire da tutte le malattie delle azioni negative. Ci sono segue un altro esempio che si riferisce a quei sentieri difficili in paesi remoti, dove per poter viaggiare occorrono delle provviste, altrimenti ci si trova in grandi difficoltà. E allo stesso modo questo esempio dice che la moralità è simile alle provviste, e sul sentiero terribile e terrificante dell'esistenza ciclica del samsara.
Se noi manteniamo una buona moralità, diventerà per noi come per noi tutti come un cibo che ci sostiene. La lepre o il coniglio mantengono una moralità? Chi ha detto ci provano? Gesù dice cerchiamo di dare una risposta decida sì o no, hanno un'accumulazione di virtù di positività oppure no? Io ha stato prima adesso? Cioè hanno positività, hanno moralità? Dice che sia perché non hanno per esempio la compassione che sentono verso i loro piccoli? Allora possiamo rispondere in modo deciso? Per esempio loro hanno questa qualità di stare senza danneggiare gli altri? Loro se ne stanno per conto loro senza fare del male a nessuno e sono gli uomini che li uccidono, quindi per loro è molto difficile la loro situazione. Facendo cose magari giuste come difendere i propri cuccioli, però stanno del male ad altri. Per questo dice lui, però, se il proprio di animali persone. In questo caso proteggere i propri piccoli è una positività, danneggiare per questo altri animali è un'azione negativa. Infatti c'è proprio una frase, un concetto che dice un karma misto bianco e nero. Com'è il nostro karma, bianco o nero? E parlando sempre citazione di questo sutra che parla delle qualità della moralità, che dice la moralità è simile ha delle armi che sconfiggono il nemico dei klesha. Veramente abbiamo un grande debito di gratitudine verso la gentilezza di Lama Tsongkhapa che ci spiega così bene l'importanza della moralità. In modo facile da capire, in modo facile da mettere in pratica. È interessante, dice che se là probabilmente c'è una cosa così anche in Italia, io ho detto che penso che di nostri giorni forse no, allora dice. E questa frase si riferisce a una realtà, un'usanza che esisteva precedentemente sia in Tibet, sia in India.
che quando c'era un morso di serpente c'erano degli incantesimi, delle frasi, delle parole per eliminare il veleno di questo morso di serpente. Sicuramente ci saranno stati anche in Italia, probabilmente in passato ci saranno stati. E allora dice questa frase che la moralità è paragonato a questo tipo di incantesimo che elimina il veleno dei serpenti dei Klesha. È simile a un ponte che ci fa guardare le acque delle azioni negative, che ci fa liberare dalla presa delle acque delle azioni negative. Qual è il colore delle acque delle azioni negative? Dove c'è questa cosa? Ah, c'è da non c'è. Si può morire con gli non c'è. C'è di più da, di più di da, c'è di più di da, c'è di più da, c'è di più da, c'è di più. Come disse il maestro Nagarjuna, la disciplina etica è come la terra rispetto a tutte le cose animate e inanimate, che la loro base è la terra. Allo stesso modo la disciplina etica è la base di tutte le buone qualità e realizzazioni. Come è detto nel Tantra richiesto da Subhau, che è il nome di un Tantra, come i Dharma bianchi supremi, basandosi sulla moralità, no scusate, come il raccolto, basandosi sulla terra, cresce, si produce senza difetto, allo stesso modo tutti i Dharma bianchi supremi, basandosi sulla moralità, inumiditi dalle acque della compassione, crescono perfetti. Qui dicono che c'è là che la compassione assieme alla moralità dà un ottimo risultato. E dice la Maton Kaba che dobbiamo quindi riflettere in questo modo, meditare in questo modo, secondo queste citazioni dei sutra dei Buddha, come quello chiesto da Subhau, eccetera. Allora, fino adesso ha parlato dei benefici che derivano da un buon mantenimento di moralità. Vedo c'è un riferimento agli inconvenienti, ai problemi che derivano dal non mantenere la moralità, e in modo specifico parla degli impegni presi. Allora, dice che questo è un riferimento ai voti, agli impegni presi, e quelli tantrici, quelli di Bodhisattva o quelli di Pratimoksha, della liberazione individuale, e la Tantra, la prima. E una volta
è data la promessa, una volta preso l'impegno di mantenere questi voti, se non si mantengono, gli inconvenienti sono molto grandi. La legge che stava lì? Sì. La legge di un domenio. La legge di un domenio. Tu non ti va a chiamare. Tu non ti chiama. E come è spiegato bene in un sutra del Buddha, che è chiamato il sutra amato dai monaci, questo sutra dice che per alcuni la moralità è felicità, per alcuni la moralità è sofferenza. Possedere la moralità è felicità, rompere la disciplina morale è sofferenza. La nostra capa commenta queste frasi dicendo che per ciò che riguarda gli impegni presi, i voti presi, possono portare in ambedue le direzioni, sia nella direzione dei benefici che nella direzione degli inconvenienti. E per questo che bisogna riflettere bene a proposito degli inconvenienti e avere molto rispetto per l'addestramento morale. Qual è il modo di addestrarci nel buon mantenimento di moralità? E dobbiamo eliminare le quattro cause che possono provocare delle cadute. Uno di queste cause è la non conoscenza e dice il nostro testo dobbiamo conoscere gli antidoti a questa possibile causa delle cadute dell'impegno morale. Quali sono questi antidoti e rimedi? Come rimedio antidoto alla non conoscenza dobbiamo ascoltare insegnamenti riguardo l'addestramento della moralità, riguardo gli impegni prenderne conoscenza, studiarle, prenderne conoscenza. E poi l'altra causa dell'insorgenza delle azioni negative di queste cadute è la seconda causa è la non curanza. L'antidoto? L'antidoto
e coltivare l'attenzione, memoria e consapevolezza riguardo agli oggetti da adottare e da abbandonare, cioè da adottare sono i comportamenti positivi virtuosi, da abbandonare i comportamenti negativi, e coltivare il non dimenticare, cioè l'attenzione, la consapevolezza di questi oggetti, e nel modo di analizzare le tre porte, cioè fare attenzione alle azioni fisiche del corpo e assicurarsi che tramite le azioni del corpo uno adotta le positività, abbandona le negatività. Lo stesso riguardo le azioni verbali tramite la parola e lo stesso riguardo le azioni mentali tramite i nostri pensieri. E poi c'è l'antidoto che è la vigilanza contro la noncuranza, e questa è vigile per sapere se le proprie cosiddette tre porte sono impegnate in ciò che è giusto o in ciò che è sbagliato, in ciò che è positivo oppure in ciò che è negativo. Poi considerando il punto di prendendo se stessi come punto di riferimento e prendendo il Dharma insegnato dal Buddha come punto di riferimento, coltivare il rispetto verso se stessi e l'imbarazzo di fronte al compimento di azioni negative. Poi e poi prendendo come e tutto questo ancora la seconda causa, cioè gli antidoti contro la seconda causa di azioni negative, prendendo come punto di riferimento gli altri, coltivare il rispetto verso gli altri cercando di evitare il loro disprezzo nel caso si compisse un'azione negativa, e quindi evitare le azioni negative per questo motivo. Però dice che ce l'ha, facciamo attenzione che non si parla di tutti gli altri, cioè non si parla di considerare l'opinione di chiunque, bensì si parla soprattutto degli altri, quali il proprio maestro spirituale oppure i propri amici, la cui opinione uno valuta e sa di essere valida, e quindi evitare le azioni negative per rispetto all'opinione di queste altre persone. E continuiamo sempre riguardo il secondo punto. Poi sentire timore pensando
ai risultati di maturazione karmica delle azioni negative e quindi avere un aspetto di timore e di cautela e di fronte al compimento delle azioni negative. Allora, adesso la terza causa del compimento delle azioni negative, che è la mancanza di rispetto verso gli insegnamenti, verso i maestri spirituali, verso le qualità insegnate nel Dharma come la compassione e così via, è la terza causa del compimento delle azioni negative. E adesso ci spiegano gli antidoti, i rimedi per evitare questa causa. Il rimedio è quello di sviluppare rispetto verso il maestro che è il Buddha, verso i suoi insegnamenti, verso i suoi discepoli ascoltatori, dal comportamento puro, quindi anche verso gli amici di Dharma con comportamento puro, e sviluppare questo tipo di rispetto è l'antidoto a questa terza causa. E con questo abbiamo finito la terza causa. La quarta causa del compimento di molte azioni negative è la molteplicità dei klesha, cioè non sapere di avere molti klesha e non sapere che a causa di questi klesha e delle azioni negative che provocano creeranno esperienze di sofferenza, si sperimenterà poi di seguito la sofferenza, non sapere che il risultato delle azioni positive è felicità, tutto questo fa sì che noi compiamo molte azioni negative, quindi questa è la quarta causa. Quali sono i rimedi, gli antidoti a questo? L'antidoto consiste nel esaminare e verificare il proprio continuum mentale e constatare quali dei klesha è più forte e quale gruppo di klesha è più numeroso e sforzarsi a mettere in pratica gli antidoti, i rimedi a quei particolari klesha, e in questo consiste il rimedio a questo punto.
Se noi non pratichiamo in questo modo, bensì quando se non esaminando il nostro continuum mentale, quando compiamo una trasgressione, e pensiamo questa è una cosa piccola, intanto è insignificante, e in questo modo noi ci impegniamo con molta tranquillità nel trasgredire le raccomandazioni degli insegnamenti, e così facendo otterremo solamente sofferenze. C'è una citazione da un sutra che dice: come lo disse il nostro maestro compassionevole, se noi prendiamo le raccomandazioni alla leggera e pensiamo che abbiamo trasgredito solo un po', da questo noi diventeremo come in balia alle sofferenze senza controllo, perderemo la nostra libertà, saremo controllati poi da questi eventi per sperimentare le sofferenze. Alcuni pensano che anche se, che questo è come se ci fossero dei decreti di un re, e anche se il re è molto grande, se io non mi comporto secondo questi decreti, intanto non si saprà e non sarò punito. No, però riguardo alle leggi del Dharma descritte dal Buddha, non avviene, non succede così. Se noi non manteniamo i principi secondo gli insegnamenti del Buddha, sicuramente le conseguenze matureranno, come per esempio la rinascita in quanto animali e così via. Prenderemo una rinascita animale, come nell'esempio preso dal sutra riguardo a uno dei naga che ha preso una rinascita animale. Grazie a tutti.
Il riferimento a questo naga era chiamato Ela, questo naga, Eledab, e lui nella vita precedente era monaco, e ai monaci è stato vietato di tagliare gli alberi, e lui non ha rispettato questo divieto, ha tagliato un albero, e nella vita successiva è nato come naga, e nella testa di questo naga è spuntato un albero che gli causava grandi sofferenze. Con questo una frase il maestro termina qui per oggi e prenderà la prossima lezione.